se sbaglio. Se quando piove non ho voglia. Diventare grandi, l'ultimo singolo della Marea, uscito il 30 aprile scorso, segna un passo in avanti nel percorso di crescita della band versiliese, nata nel 2014 dalla voglia di fare musica di un gruppo di amici. In 7 anni, 2 album, diverse collaborazioni artistiche, la partecipazione al Festival Gaber e la finale di Sanremo Rock. Racconta un po' il nostro percorso e il cambiamento che abbiamo avuto nel corso degli anni, che ci ha portato a raggiungere una nuova maturità artistica e quindi anche un nuovo sound che vuole essere sia fresco però allo stesso tempo non banale. Ma sicuramente faremo uscire altri 2 singoli da qui a settembre-ottobre e poi tenteremo di provare X Factor e poi saremo giovani. Quello dei talent TV per molti giovani oggi è l'unico palcoscenico di rilievo per poter emergere. Per i ragazzi versiliesi, e non solo, mancano infatti spazi e contenitori per far crescere band e solisti. E la pandemia, con la chiusura dei locali, la sospensione di tutti gli eventi e le esibizioni, ha accentuato ancora di più l'isolamento di chi vive in provincia. La zona brulica di talenti. Noi siamo uno dei tanti esempi di ragazzi che si impegnano, si danno da fare e promuovono della musica inedita, anche di qualità, perché ce n'è veramente tanta. Il problema degli spazi esiste da tanti anni perché credo che sia un problema anche legato alla realtà italiana. Gli ascolti vengono fatti più volentieri sulle cover, su brani già presenti, mentre i brani inediti vengono ascoltati un pochino con più difficoltà. Quindi sì, bisognerebbe forse che il comune promuovesse attività di brani inediti. Questo potrebbe essere una soluzione.